Pronto a casa Ferri. Che devo dire? Un attimo. Per lei non ha voluto dirmi il nome. Pronto? Alla buon'ora. Cominciavo a credere che fosse caduta la linea. Cosa vuole? Non si preoccupi. L'ho chiamata solo per ricordarle il nostro appuntamento. Non vedo l'ora di incontrarla di persona, sa? Deve dirmi qualcos'altro. Immagino sia superfluo raccomandarle la massima prudenza. La nostra è una transazione piuttosto delicata. Ed è il caso che avvenga nel massimo riservo. Non si preoccupi, ufficialmente sarò fuori per lavoro, mi sto trasferendo in albergo. Ottima idea. Sapevo di poter contare sulla sua intelligenza. A domani. Agnese? Signora? Mi prepari un bagaglio leggero, sarò fuori un paio di giorni per lavoro. D'accordo. Grazie. Lo so che mi odi. Hai tutte le ragioni di farlo. Ma la vera responsabile di quello che ti è successo è Marina. E noi adesso abbiamo la possibilità di incastrarla. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Mi hai mandata in galera. Mi hai costretta a fuggire. Ti sei alleata con la vera colpevole, con la donna che ti ha mandata in coma. Ma la vedi la follia di tutto questo? Sì, e me ne rendevo conto anche allora. Ma l'odio che avevo per te era più forte di tutto, Elena. Avrei fatto qualunque cosa pur di distruggerti. Non sopportavo quello che eri diventata per papà, per Giuliano, e me li avevi portati via nella mia mente pazza. E non riuscivo, non potevo accettare di perderli, oddio mio. Non li hai mai persi. Ti hanno sempre voluto bene e ti garantisco che te ne vogliono ancora. Comunque non mi devi perdonare. Ti prego soltanto di aiutarmi a vendicare papà. Se non lo facciamo adesso, non sarà più possibile incastrare Marina. Nel caso si dovesse arrivare al processo, i legali di Tommasetti punteranno tutto sulla completa responsabilità di Paolo nell'organizzazione del colpo e sul ruolo marginale degli altri complici. Questo mi sembra logico. Sì, però noi abbiamo dalla nostra le perizie mediche e psichiatriche. Il tumore di Paolo non gli permetteva di avere un'esatta percezione di quello che stava facendo. Senza Tommasetti non ci sarebbe stata nessuna rapina. Il fatto che il giudice prenda in considerazione le perizie non vuol dire ottenere automaticamente il proscioglimento. E cosa vuoi che non lo sappia? Ormai credo di avere una certa esperienza. E sono sicuro che per Paolo le cose si metteranno bene. Fidati. Mi fido, mi fido. Spero che le cose vadano come dici tu. Adesso scusami, ma devo andare. Va bene. Allora, ciao Valerio e grazie per essere passato. Figurati. Tienimi informato su come si sviluppa la faccenda. Va bene. Elena, ti prego. Elena, ho bisogno di te. Giuliano aveva ragione. A te non interessa della verità. Vuoi soltanto sfogare il tuo odio, distruggere tutto quello che non puoi possedere. Lo hai fatto con me. E adesso lo stai facendo anche con Marina. Tu credi che sia innocente? Ma io credo che non ci sono prove della sua colpevolezza. Troviamole quelle prove. L'unico modo è andare a quell'appuntamento. Elena, io ti prego, non farlo per papà se non vuoi farlo per me. Mi dispiace, Anita. Anch'io voglio arrivare alla verità, però con altri metodi. Ti saluto. Elena, ti prego. Elena! Ti prego, non mi lasciare sola.
Quindi va bene per lei? Va bene? Grazie. Arrivederci. Gabriele. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene. Stavo andando a prendere un caffè al bar. Allora ti accompagno, aspetta. Betty, lo vedevi solo. Stai tu nel negozio, vado al bar. Non ti preoccupare, grazie. Penso io. Ciao, Gabriele. Ciao. Tu passi davanti alla mia boutique e non mi saluti. No, è che tu vi stai indaffarata e non volevo disturbare. No. Prego. I vostri bicerini. Uno. E due. Prego. Arianna, ciao. 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 Posso avere un caffè con panna? Sì. Per me un cappuccino. D'accordo. Ci mettiamo lì. Va bene. Grazie. Mi sembri un po' a disagio. Laura, non sei tu a mettermi a disagio. È quello che so. Io posso mentire con tutti. Posso tacere con Francesca. Ma è che io non ti vedo serena. Da quando hai smesso di frequentare Valli e i suoi amici, tu mi sembri così infelice. E io davvero vorrei fare qualcosa per te. Tu hai già fatto tantissimo per me, Gabriele. Mi hai fatto capire quanto sono stata stupida a cercare di nascondere la sofferenza mettendomi in una situazione che mi ha creato una sofferenza maggiore. Laura, tu devi combattere per essere felice. Hai l'occasione di buttarti tutto alle spalle. Perché non lo fai? Che cosa te lo impedisce? Allora, facciamo una bella cosa. Quando ci sarà riuscita, sarai il primo a saperlo, va bene? Ecco qua. Grazie. Caffè con panna, ecco. E cappuccino. Prego. Scusa, ma ora devo andare in ufficio. Arianna, ciao. Ciao. Non ti va qualcosa da mangiare? Guarda che abbiamo dei tramezzini, gamberetti e rucola che sono la fine del mondo, eh. Grazie, no, ma ho lo stomaco sotto sopra, veramente. Magari portami un altro bicchiere d'acqua. Va bene. Senti, volevo dirti che mi dispiace molto per quello che è successo a tuo padre. Qui al centro ci auguriamo tutti di riaverlo presto fra noi. Grazie. Laura, posso sedermi? Certo. Come stai? Insomma, hai notizie? Purtroppo no. Dobbiamo soltanto sperare in un miracolo. A quanto pare è l'unica cosa che ci rimane da fare. Ascolta. Tu devi riuscire a comportarti come si sarebbe comportato tuo padre. Con coraggio. E dignità. E senza perdere le speranze. Ascolta, volevo dirti che mi dispiace non averti avvertito subito di quello che era successo. Lo so che non è una giustificazione, ma ero sconvolta e poi i consulenti dell'azienda hanno detto di mantenere il massimo riservo con tutti. Non sapevo che fare, davvero. Non ti devi preoccupare per questo. Non devi trovare una giustificazione. Mi manca molto tuo padre, sai? Lo amo ancora. Non te
ti ha detto dove andava Agnese? No, mi ha solo chiesto di prepararle un bagaglio leggero sufficiente per un paio di giorni. Ma... Anita, va tutto bene? Sì, sì, va pure Agnese, grazie. Agnese, venite qui. Sì, in salone. Grazie. Che cosa è successo? Che cosa? Irma mi ha detto che ti sei sentita male. No, no, figurati, esagera, come sempre. Ero stanca e sono tornata prima. Amore, sei un po' pallida, però. Sei sicura che non vuoi che chiami il medico? Sto bene, tutto a posto. Sono stanca. Scusate, la cena è quasi pronta. Parecchio anche per il signor Bettini. No, no, la ringrazio, sono in partenza. Abbiamo un problema con l'acquisizione della Bemporan e... Niente, deve essere domani mattina a digiuno molto presto. Sì, lo so, mi dispiace. So che non è il momento per lasciarti da sola, però è necessario che io vada. Io posso cavarmela da sola. Anche se mi dispiace, questo lo sapevo. Comunque, sono venuta soltanto per salutarti. No, scusami, ti prego. È stata una giornata nera oggi, io non so più neanche quello che dico. Comunque... Grazie. E grazie soprattutto per tutto quello che stai facendo per l'azienda. Io non lo so. Sinceramente, senza di te non so io e Elena dove saremmo finite. Tu lo sai. Queste cose non le faccio né per Elena né per l'azienda. Le faccio soltanto per te. Perché ti amo da impazzire. Ci vediamo tra un paio di giorni.